Maestro Massimo Ventricini, siamo qui con tantissimi bambini per fare un po' di musica. Sì, siamo qui perché Casamicciolo aveva bisogno proprio di questo, aveva bisogno di una rinascita, quindi perché non rinascere proprio dai bambini? È un'occasione importante, la musica è un veicolo non convenzionale, ha veramente dei passaggi in cui tutti si possono esprimere, dai più introversi ai più esuberanti. Quindi in qualche modo il laboratorio che noi andiamo a fare è la bellezza di vedere genitori con bambini piccoli, ma anche bambini che già stanno studiando un altro strumento e provare l'esperienza di questa tribalità dei tamburi. E la scommessa è quella di trasformare il rumore in suono. Quindi non solo divertimento, condivisione, ma anche tanto divertimento. Assolutamente, la musica è un ponte di condivisione e di connessione per tutti, quindi è come se ci prendessimo per mano e loro si lasciano ovviamente in un clima di condivisione, si lasciano condurre e si lasciano e facciamo un viaggio, tutto qua. Ti stai divertendo? Sì. Che cosa stai suonando? Un tamburo. L'hai mai suonato prima? Più o meno. Samira, ti stai divertendo? Sì. Che cosa stai suonando? Il tamburo. Che l'hai mai suonato prima? Mai. Mai. E ti piace? Sì. Ti stai divertendo? Sì. Ci sono anche i genitori qui che suonano con i figli. Indubbiamente, indubbiamente. È un modo per creare un legame e ricordi in un giorno particolare come quello dell'Epifania, insomma. Ma lei non è di Ischia? No, sono di Roma. Venite spesso in vacanza a Ischia? Vivo a Ischia da 30 anni, quindi diciamo sono un isolano acquisito. Ci siamo già fatti la Befana a Piazza Navona a Roma, la Befana storica, adesso l'abbiamo portata a fare la Befana a Piazza Bagni, insomma. A Dove vive? Qui a Casamicciola? Forio. Avete scelto Casamicciola? Sì, ho osservato il programma, sembrava quello offrire un maggior tipologia di attività per la ragazza, anche rispetto alla sua età, quindi adesso farà musica, dopo farà ceramica, insomma, credo e spero che si diverta. Aurora, stai suonando cosa? Un tamburo? L'hai mai suonato prima? No. Adesso che cosa si farà? Si suona, penso.